accogliamo con grande piacere il ritorno di Massimo Carlotto, a cui farei un grandissimo applauso. Ben tornato. Insieme a lui c'è Giancarlo De Cataldo. Ben tornato. Dunque, questo è il tuo quattro punti, pubblicato da Inaudi, e io non aggiungo altro, adesso tocca a loro raccontarvelo. Grazie e buona presentazione. Buonasera, buonasera a tutte. Allora, io sono qui perché sono amico da tanti anni di Massimo Carlotto, che tra tutti gli autori del Novara italiano è quello in cui ho avuto sviluppato nel tempo un'affinità antitematica molto profonda. Sono qui perché abbiamo scritto insieme, sono qui perché c'è una casa editrice che ci ha comune in questo caso. Però tutto questo, come dire, apparterrebbe alla ritualità delle conoscenze, del mondo culturale, del fatto che si appartiene a delle tribù, la tribù del noir sociale, se vogliamo definirlo così, o politico. Il motivo più vero per il quale sono qui è che questo è uno dei migliori romanzi che Massimo Carlotto abbia mai scritto. Cioè, questo è un grande Carlotto. E siccome nei romanzi io col tempo ho cominciato a pensare che funzioni come per le annate del vino, cioè ci sono degli ottimi vini che però hanno delle annate migliori di altri, dipende da come sono stati curati, dipende dalla stagione in cui insomma c'è stata realizzata la vendemmia, da come l'enologo ha lavorato, eccetera. Allora, in questo caso di Trulli abbiamo una grande bottiglia. In questa stagione tutti noi, a partire da me, stiamo lavorando anche su un po' un'evoluzione del modello del noir italiano, nel senso che in questo momento alcune caratteristiche tradizionali, insomma il commissario che ha dei problemi esistenziali, che indaga, sono, diciamo, che indaga nell'ambito di una collana narrativa, c'è una serie di romanzi con il personaggio ricorrente, e si è un po' spostata verso quello che si chiama, se si chiama cozy crime, cioè il giallo accogliente. Anche io ho diciamo, una serie, quattro, adesso sono un po' cinque romanzi con il mio pubblico ministero melomane, in cui ci sono delle forti tinteggiature di commedia, un po' di critica sociale, ma insomma quei sapori aspri, crudi, borgatari di romanzo criminale sono un po' sullo sfondo, non ci sono più. Li ho richiamati in questo romanzo La Svedese, che ha interrotto un po' questa serie, perché il colpevole torna sempre sul luogo del delitto quando ce l'hai dentro, poi quella violenza la devi tirare fuori. Massimo invece non ha mai abbandonato una sua linea narrativa molto precisa, e questa linea narrativa che fa del noir un modo estremamente preciso per riflettere sui due grandi temi che accompagnano la sua scrittura. Uno è il contesto sociale e politico di questo paese, quindi l'evoluzione di questo contesto sociale e politico, specialmente nella zona sua, cioè il nord-est. L'altro è la dimensione del disagio esistenziale. Tu sei uno scrittore camusiano, vieni dallo straniero di Camus, dalla signora del martedì fino all'oscura immensità della morte, passando per Arrivederci amore ciao fino a quest'ultimo romanzo, racconti delle personalità tremende, nello stesso tempo umanissime e senza fare sconti a nessuno. Qui tu le due dimensioni, cioè la dimensione di una vicenda politico-economica, di violenza politico-economica, di sopraffazione politico-economica, si sposa anche con delle traiettorie di destini umani, quello del Buttafuori, quello di Trudin, che dà il nome al romanzo, che non si può considerare una vera e propria protagonista, perché questo è un romanzo polifonico, di le varie voci, i vari contesti, i vari ambient, come dicono quelli che scrivono le serie, multi-scatting, no? Cioè, dislocati
su vari scenari, si fondono e si incrociano. E questo ci ricorda che i tempi che stiamo vivendo, anche se cerchiamo di addolcirci con racconti, narrazioni, appunto, più morbide, più blande, io l'ho detto all'inizio del mese, mi ci metto anche dentro, sono tempi durissimi. Qual è lo scenario di... Qualcuno ha una copia del romanzo? Perché io avevo preso un appunto su una cosa importante, ecco. La cosa importante è che secondo me ci fa entrare immediatamente nell'atmosfera. Allora. Ecco. La MSC, che è una società di sicurezza, forniva servizi di sicurezza a tutto campo con personale altamente specializzato, quasi sempre con un passato nei corpi scelti dell'esercito o nelle forze dell'ordine. Scorte a VIP di ogni tipo, pure fuori dal paese e nelle aree di crisi, tutela di minori, ossia tenere sotto controllo i figli di pezzi grossi senza essere invasivi. Protezione di edifici, centri commerciali, attività produttive, ma anche investigazioni e intelligence, analisi dei rischi. Business continuity, ovvero la capacità di un'azienda di proseguire nella sua attività dopo aver subito un brutto colpo, come poteva essere un attacco informatico, lo spionaggio industriale o un'inchiesta della magistratura. La sicurezza, nell'interpretazione più moderna del termine, comprendeva infatti la sfera reputazionale. E per difendere i clienti o per tutelare gli interessi di lobby e cordate, poteva rivelarsi necessario annientare gli avversari attraverso attività di dossieraggio da rendere pubbliche o da usare come merce di scambio per individuare forme di mediazione. Questo è il contesto nel quale si scatena la caccia barra protezione a Trudi, dietro Trudi è un soprannome. Quelli della nostra età ricordano naturalmente Gamba di Legno, Trudi era questa, insomma, maialetta, la compagna di Gamba di Legno, un po' porcina, un po' rotondetta, perché sembrava una mortadellona a Trudi, e le affibbiano a questa Trudi, che è una moglie di un commercialista scomparso. Questo commercialista è crocevia di traffici. Sullo sfondo ci sono ovviamente questioni di potere, gestioni di denaro, ma soprattutto c'è questo mondo delle società di sicurezza. È un mondo parallelo che vive tra di noi e accanto a noi, periodicamente fa capolino, spunta quando succede qualche evento, qualcuno insomma dà una manganellata di troppo. L'altro giorno ho sentito un noto opinionista che diceva in televisione che il manganello è uno strumento didattico, si è usato nei confronti degli studenti, e io ho mandato un messaggio al conduttore della trasmissione, che un mio amico ha detto: da qualche cosa gliela vuoi dire per piacere a uno che dice così? E quello ha detto: ma lui si sa, è fatto così, no, fatto così non mi basta. Ecco, a Massimo Carlotto il fatto che il mondo sia fatto così e vada così non basta. Lui entra nei meccanismi paralleli di questo mondo e ce lo racconta, sempre sul pezzo e sempre con la ferocia del grande narratore. Come è venuta fuori quest'idea, Massimo? Tanto se sei d'accordo su quello che ho detto. Beh, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Non solo sono d'accordo, ma ti ringrazio di cuore per le belle parole che dovremmo fare più spesso alle presentazioni insieme. Allora, l'idea di questo romanzo nasce nel lontano 2008. La storia del prologo è una storia vera, una di quelle storie che rimangono nello sfondo, di cui nessuno parla per evitare montagne di quelle che voi le leggerete. Sono stato molto attento a raccontarla per evitare le querelle, però è una storia vera. È una storia vera di
di questo personaggio che ammazza due poliziotti e una prostituta, però non viene raccontato perché è un personaggio che entra e esce dai palazzi romani. È un investigatore privato con un'agenzia di investigazione. All'epoca mi colpì molto una frase sul suo sito. Sul suo sito c'era scritto: io sono, la mia agenzia è in grado di reperire informazioni in ambiente ostili. E mi sono chiesto, ma tu, che sei un investigatore privato, come fai, no, a reperire informazioni? Cioè, ci sono dei limiti di legge ben precisi. Non fai parte delle forze dell'ordine, non sei autorizzato dalla magistratura. E allora ho cominciato ad osservare il mondo della sicurezza privata e ho assistito a questa crescita negli anni, una crescita di smisura, ponendomi tutta una serie di domande, ma anche ravvisandone la presenza della cronaca ogni tanto. Io parlo per esempio del mondo del meta distretto della moda del Pratese, dove l'illegalità è all'ordine del giorno, è un luogo dove si picchiano i sindacalisti in maniera sistematica, nessuno dice niente, non è una notizia, e però queste aziende sono protette. Cioè, e quindi mi sono fatto tutta una serie di domande e appunto questa osservazione di questo ambiente. E il risultato è true. Mi sono posto una domanda fittizia, cioè mi sono chiesto, ma se in questo ambiente qualcuno è disonesto, che cosa può succedere? E in realtà può succedere molto, nel senso che queste agenzie di sicurezza sono in grado di reperire informazioni a qualunque livello, non si fermano di fronte a nulla. Mi sono rimasto colpito anche dalle interazioni a livello internazionale, ponendomi una serie di domande, come possano partire dall'Italia e andare a proteggere gli imprenditori in Iraq, cioè dove trovano le armi, chi sono, per l'uso delle armi da guerra, tutte queste cose qui. Sono domande interessanti, ma poco in modo, però mi sono reso conto negli anni che nessuno lo conosce. E quindi ho detto, vabbè, il primo romanzo su questo mondo lo racconto. E infatti qui abbiamo anche contratto, ex contratto. Ricordate quando ci fu quella brutta storia, mi faccio vedere come muore l'italiano, eccetera, che a un certo punto ci fu una confusione tra il soldato italiano, che non era un soldato italiano, e il contratto, cioè compagnie private. Outsourcing della protezione, outsourcing militare, addirittura esternalizzazione del conflitto. Beh, avete visto, Wagner era una milizia esternalizzata, no? Era una banda, poi potremmo dire un gruppo. Beh. Oh, e Cagotto, come al solito, le cose le studia. Però, se lui si limitasse a studiare le cose, cioè, a scrivere, diciamo, un testo politico, parapolitico sulle nefandezze del mondo oscuro, noi allora lo potremmo chiamare un mondo in mezzo, nel senso che vi ricordate quell'altro scandalo di Tiger Team, no? Tiger Team, cioè un settore specializzato nelle intercettazioni e captazioni in cui aziende di Stato e importanti settori anche pubblici erano coinvolti e appunto anche lì attività private. Mi è venuto in mente uno dei romanzi di Mark Harmon, della serie dei Ronzini, The Horses, in cui c'è addirittura una società di sorveglianza privata che fa un attacco ai servizi segreti per un gioco politico interno ai servizi segreti che noi, diciamo, in Italia consideriamo quasi fantascienza, ma che in altri paesi
tratta dei temi che vengono, insomma, pacificamente trattati quotidianamente. Però dicevo, se fosse soltanto il codice politico, il fatto è che Massimo racconta figure umane a partire da quella di Trulli. Cioè, ci sono, diciamo, tre personaggi di grande interesse in questo romanzo. Una è Trulli. Non vi dico la sua evoluzione, la sua parabola, perché sarebbe criminoso. Insomma. Uno è un picchiatore a livello basico, definiamolo così. L'unico piccolo rammarico è che l'hai fatto di origine pugliese, questo sembrante, è proprio un nome di Taranto, di Martina Franchi, di casa mia, proprio, o potete fare calabrese, insomma. Comunque c'è questo personaggiaccio di strada che ha queste sue ossessioni, appena vedo una donna, di come me la scopo, quello, come è fatta, eccetera. E poi c'è il livello sofisticato. Parliamo un po' di questi tre caratteri, che sono caratteri veri, cioè sono delle persone che tu vedi, ti rappresenti e che ti piacerebbe vedere rappresentate. A parte che sono mezzo pugliese anch'io. Questo non l'avevi mai detto. Sì, mia mamma è verità. No, e poi me lo dici. Mi fai sentire così, non lo sapevo proprio. Sì, è un picchiatore a livello basico ed è un personaggio che esiste. Personaggio, secondo me, è una tipologia di personaggio bello da raccontare, perché questo mondo dei buttafuori, ma poi che possono anche picchiare qualcuno se vengono pagati, c'è questa, ed è un ambiente di personaggi che si esprimono in un determinato modo, che hanno una concezione del mondo, ma soprattutto hanno una concezione dell'universo femminile che è estremamente particolare e che mi sembrava interessante raccontare e confrontarlo con quello di più. Sì, sai, aggiungo, in tanti romanzi tu hai il cattivo che a un certo punto ha, oltre alle nefandezze politiche, al suo traffico di droga, ci mette il sadismo sessuale. È come se l'autore dicesse, vabbè, ma lo facciamo pure anche se qua no, qui se ne raro, è così e non potrebbe essere diversamente da così, perché il suo mondo è tutto quello, cioè la componente di violenza, la componente del predatoria, di aggressività, è tutt'uno, con l'ignoranza e una specie di ferocia di base, diciamo, e questo è raccontato benissimo. Sì, è un personaggio con cui ho scavato molto, gli ho affiancato anche una figura materna importante, nel senso che l'unica persona a cui obbedisce è la mamma, ma è una mamma molto particolare, una mamma che conosce bene il figlio, infatti quando è in procinto di fidanzarsi, sì, gli dice però non fare i figli perché il sangue tuo non è buono, no? Ci ha capito perfettamente, no? Non continuiamo, perché è meglio finirla qua. Ed è un personaggio centrale nella storia, nonostante sia veramente di livello basico, però è il classico granello in grado di inceppare un meccanismo. Non viene compreso dai suoi campi per cosa succede. Trulli invece è un personaggio che mi è piaciuto molto scrivere, non solo perché dà il titolo al romanzo, ma è un personaggio che non è il classico personaggio, secondo me, che cresce a dismisura all'interno del romanzo. È un personaggio che è molto cosciente dei propri limiti, e li capisce fin dall'inizio. È una ragazza che era una donna, ma era una commessa che a un certo punto viene corteggiata da un commercialista molto ricco, lei non capisce bene il motivo, all'inizio pensa addirittura che sia una scommessa, poi invece la cosa si evolve. Si sposano, cioè non racconto l'evoluzione del matrimonio, ma a un certo punto il marito scompare e lei si ritrova a che fare con un mondo di cui non conosce bene le coordinate e cerca di sopravvivere a un mondo maschile piuttosto feroce nei suoi confronti, però questo le serve per crescere e ha una crescita molto umana, molto particolare. Infine c'è il terzo personaggio, che è un ex commissario di polizia che passa dalle forze dell'ordine, alla polizia di Stato, al settore privato,
diventa ricco, ma rimane sempre, lo chiamano il grigio perché è grigio, ha fatto un sacco di soldi però non riesce a godersi, no? Lui preferisce tramare nell'ombra e diventare, lui ha un'elaborazione teorica rispetto a se stesso, si percepisce come un pretoriano, come colui che difende gli interessi della classe dirigente. Non solo, ma questo lo teorizza anche i suoi sottoposti, cerca di convincere di essere pretoriano. E la figura del pretoriano mi è piaciuta molto, perché è una figura che secondo me è molto realistica, cioè di quelli che si prendono il disturbo di difendere una classe dirigente che non sempre è sotto controllo. L'abbiamo visto da Mani Pulite in poi, che a volte ha bisogno di essere in qualche modo guidata. E lui è un personaggio di questo tipo, ma è grigio dentro, non riesce ad avere empatia con il mondo, però è molto attento a quello che succede intorno a lui, anche in famiglia. È uno che controlla tutto, nel senso che controlla anche i clienti, controlla anche sua moglie e sua figlia. È uno che ama avere sotto controllo tutto, però è un personaggio che mi ha permesso di descrivere le potenzialità di questo mondo, soprattutto sul settore delle intercettazioni telefoniche. Adesso poi che, vabbè, sto dicendo che il governo, quello che in mente rispetto alle intercettazioni, al limite sulle intercettazioni telefoniche, secondo me ci sarà un grandissimo sviluppo del settore privato. Beh sì, aumenta il valore, l'emarginamento, l'attività marginale, direbbero gli economisti. La cosa che sempre colpisce nei romanzi di Massimo è che i suoi personaggi sono di un'estrema, cioè un'estrema logicità nelle condotte. Cioè, spesso, io me ne accorgo anche quando scrivo, io devo tornare su delle parti, perché le persone non si fanno le domande giuste al momento giusto. Questo può essere anche un tirante utile per un racconto, no? Nel senso che tu ti porti avanti un baco, ci passi sopra, ci va bene, è più bello così, però non sei corretto nei confronti del lettore, no? Ci passiamo sempre la condotta giusta non è quella che uno si aspetterebbe da una persona, la condotta giusta è quella che connota il personaggio nel momento in cui è messo in una situazione di stress e agisce secondo come lui è. Quindi un minus habens come Semeraro agisce da minus habens, e se agisce in modo non impulsivo ma lucido e intelligente per mandare avanti la storia, il lettore scafato si accorgerebbe che c'è un errore lì. E così questa cosa che tu dicevi di Trulli è giustissima, cioè non c'è, come dire, non si trasforma in Catwoman alla fine del romanzo, anche se qualcosa di molto interessante lo fa, ma lo scoprirete solo leggendo. Io volevo chiederti una cosa, volevo vedere se condividi intanto questa mia sensazione, c'è una, diciamo, nel cambiamento che abbiamo avuto nel noir italiano, c'è secondo me anche un fatto generazionale, cioè la nostra generazione è estremamente sensibile a capire, come tu ci hai spiegato adesso, come funziona il meccanismo, per esempio, dell'intercettazione delle società di security, dove porta questo meccanismo, perché, cioè qual è il tessuto politico e sociale globale nel quale si giustifica quel tipo di società, quel tipo di attività, cioè perché oggi è così importante un business delle informazioni private? 10 anni fa ce lo saremmo chiesto tutti, oggi ce lo chiediamo in pochi. In questo chiedercelo un pochi, dall'altra parte si apre un campo sterminato di storie, anche crime, in cui il focus non è più su come, dove va la società, no? Che, quali cambiamenti determinano che tipo di delitti, ma sul delitto individuale o addirittura sulla, come dire, sulla psicologia individuale. Del protagonista, dei suoi antagonisti, eccetera. È come se avessimo tutti un po' paura di affrontare le grandi storie e ci fossimo rassegnati a coltivare solo le piccole storie. Voi sapete, tanto sono condividi,
E poi perché secondo te succede questo? No, sono molto d'accordo e credo che sia un vero e proprio problema, che sia importante anche molto chiarirlo anche nel mondo degli autori, no? Perché secondo me stiamo scrivendo generalmente, ma stiamo scrivendo tutti lo stesso romanzo, se non va bene. Io credo che, come dicevi tu, sia una questione generazionale, perché la nostra generazione di autori è cresciuta confrontandosi continuamente, cosa che poi non si è ripetuta con le nuove generazioni di autori ed è un discorso che si è interrotto. E noi abbiamo iniziato a confrontarci quando eravamo invitati nell'università, c'era proprio un percorso in cui abbiamo affrontato tutti i temi, ci siamo detti sempre che l'evoluzione del genere doveva accompagnare l'evoluzione sociale, cioè noi dovevamo ultimamente fotografare quella che era l'evoluzione della società e raccontarla. Cos'è successo? A un certo punto questo è rimasto un patrimonio della nostra generazione. A me sembra che le nuove generazioni di autori ripetano un po' sempre lo stesso romanzo, abbiano perso questo punto di vista, ma perché non lo conoscono? Non c'è stato quella crescita, quel confronto necessario e quindi c'è un po' la ripetizione anche come figure. Ma io me ne accorgo dalla lettura di manoscritti. Se c'è una serie televisiva con un commissario che si fa le canne, ti arrivano 400 manoscritti con un commissario che si fa le canne. Questo è un meccanismo, invece bisogna stare molto attenti su questo. La lettura della società, cioè usare il crimine, una storia criminale come lente di ingrandimento per comprendere, capire, raccontare la società, questa è una cosa che ormai fa parte di una generazione di autori, molto meno di quelle note. Vi informo che lo Stato di New York ha legalizzato l'uso della cannabis. Io sono reduce appunto da una serie di incontri a New York e rimasto molto sorpreso che appena sceso a Manhattan si sentivano questi effluvi da ogni dove. E a un certo punto mi sono visto venire incontro un enorme afroamericano rasta scasciato e vabbè, eccola. Invece no, lui mangiava l'hot dog. A fumare era una signora in taglier da manager appoggiata all'idrante accanto a un cartello che diceva è vietato il fumo entro 25 metri da questo edificio, però era vietato solo il fumo del tabacco, fonte di tutti i mali, e fumava tranquillamente, spappava tranquillamente il suo CHB legale e le veniva incontro giocherellando la figlioletta adolescente. Quindi il mondo certe volte ti riserva delle sorprese veramente incredibili. Tra l'altro questi incontri che abbiamo avuto a New York, c'è stato un confronto generazionale con giovani autori che erano, cioè i giovani autori sono ossessionati dal tema dei diritti, dal tema del genere, dal tema autobiografico, anche se diciamo ragazzi di 28, 30, 32 anni non hanno un granché da raccontare di autobiografico, però insomma lo enfatizzano molto. E la sensazione quando parli con loro di parlare di lingue diverse, cioè di appartenere proprio a dei mondi diversi. Addirittura in un convegno c'era appunto una giovane autrice che parlava del romance e c'erano questi professori universitari della nostra età che dicevano insomma romance è la traduzione inglese di romanzo, noi dicevamo guarda è un genere letterario, una cosa molto precisa che non è, per realtà insomma va benissimo tutto. Ma quando io imbatto in un romanzo come Trudy è come se avessi una doccia fredda, cioè su che ragazzi attenzione, perché per quanto noi possiamo darlo per scontato questo è un lacerto del mondo nel quale stiamo vivendo. E rispetto, voglio fare un'altra piccola provocazione rispetto ad altri tuoi romanzi che, in cui c'è molta cupezza, un fondo di disperazione, no? Una valutazione piuttosto acre della natura umana, qui io non voglio dire troppo, insomma, però c'è, diciamo, è come se esistessero gli anticorpi, ecco, ho la sensazione che tu stia cominciando a intravedere degli anticorpi.
Sì, attraverso il lavoro. Nel senso di introdurre, allora, secondo me il lavoro è uno dei grandi temi che sono stati dimenticati dalla cultura in generale. La letteratura italiana secondo me non è più in grado di parlare di lavoro. Soprattutto di lavoro in determinata modo. Io l'ho introdotto nel romanzo perché stava perfettamente, faceva parte della trama, però lì ho voluto fare una serie di ragionamenti e mi sono reso conto della possibilità di introdurre gli anticorpi nel romanzo. Ci sono. E quindi di svilupparli. E mi sono sorpreso rileggendo. Io faccio sempre questa battuta qui, nel senso che ho una lettrice che mi segue abbastanza dalle mie parti, viene a tutte le presentazioni. E prima della presentazione non ha ancora letto il romanzo, mi dice Carlotto non avrà mica portato le solite cattive notizie. No, come quello che porta sempre, invece no, questo romanzo le cattive notizie ci sono, ma non solo. Sì, infatti il lettore, diciamo, l'affezionato lettore di Carlotto a un certo punto resta spiazzato, che è sempre una cosa buona e giusta, diciamo. Passo all'alligatore, che fino a fatto? L'alligatore è lì che gira per casa, con peso. Io penso. No, perché ultimamente l'abbiamo visto, diciamo, nelle vesti di consulente di una gentile signora, quell'altro bellissimo romanzo, no? La donna del martedì. E adesso torna nel 25 perché l'alligatore compie 30 anni e anche perché dopo, quando ho dato l'annuncio di questo romanzo, i lettori pensavano che si trattasse di alligatore, quando non è l'alligatore ho ricevuto diverse minacce, per cui adesso nel 25 lo sto dicendo a tutti, torna l'alligatore. È contento, io l'ho incontrato ieri, gli ho detto guarda che torna. Siete fatti un cocktail, immagino. Sì, ci siamo fatti una mezza bottiglia come sempre, no, scherzo. E sto aspettando che mi racconti un paio di storie. Lui scherza, ma nel corso di una era un festival, una presentazione, insomma, un incontro veneto a Padova, invece di andare a cena, come si usa nelle persone civili, con Carlotta e altri scrittori, c'era Matteo Strucco, abbiamo fatto un giro alla Padovana, dunque al sesto bar, con il sesto spritz, io cominciavo ad avere qualche problema, devo dire, e lì, diciamo, il peccato originale di essere terrone è venuto fuori, diciamo. Però beh, ha fatto delle belle chiacchiere in mente della. Sì, non ricordo molto, però dovevano essere state delle belle chiacchiere, diciamo, piuttosto alcoliche. Senti Massimo, come organizzi il tuo, questo è una domanda interessata da autore, come organizzi le tue, diciamo, la tua tavola? Nel senso, tu hai detto adesso ho un alligatore del 25, cioè hai un'idea e la posponi perché un'altra ti si impone e passa avanti, o decidi, ma voglio fare questa perché questa in questo momento la sento. No, io ho bisogno di programmare per qualche anno, io so già cosa scriverò nel 26, neanche nel 27. E non cambi mai idea? Non cambio idea perché sono uno che non ama le sorprese, ecco, sembra che non succeda qualcosa di... Però adesso, no, per esempio l'alligatore del 25 l'ho deciso già da un po'. E ho bisogno di avere, perché questo tipo di romanzi poi devi raccogliere il materiale, devi digerirlo, devi verificarlo, devi pensarlo come romanzo, costruire la trama, quindi hai bisogno di tempo e hai bisogno di pianificazione. E poi ci sono le case editrici. Ecco, firmi i contratti, poi allora anche onorare. Ha detto Massimo, io sono stato molto attento a evitare le querele, le cose eccetera. Infatti qui abbiamo una forza di governo tendenzialmente nordista che ha dei problemi di gestione di fondi,
una forza di governo nazionale, cui non si fa nomi naturalmente, che si batte, diciamo che la moglie del Grigio partecipa ai lavori di una fondazione che si batte molto per introdurre il reato universale di maternità surrogata, tanto per non capire in che contestiamo. E a proposito della ristrutturazione di una fondazione, nella quale i membri di questa fondazione, cioè la il consiglio di amministrazione di questa società di sicurezza, si trova di fronte che invece in Capitalia arrivano dei nuovi partner, però i nuovi partner sono diciamo di livello internazionale, quello che dicevo prima. E il Grigio dice: ma perché arriva questa gente nuova? E uno dei suoi soci dice: vuoi davvero che ti spieghi perché gli israeliani e gli inglesi vogliono sviluppare lo spazio operativo in Italia con una copertura legale e un uomo di fiducia in Parlamento, visti i rapporti che esponenti della maggioranza hanno intrattenuto con i russi fino all'altro giorno? No, io vorrei dire che tutti abbiamo il problema di evitare le guerre, di raccontare, no? Cioè, un giorno, ai tempi di Romanzo Criminale, io avrei scritto: l'onorevole Pallino del partito che incontrò nella direzione del suo partito e disse: porca miseria, camerati, eccetera. Oggi bisogna scrivere l'esponente di un noto partito, riunendosi con i suoi amici, lascia intendere che eccetera eccetera. Capiamo tutti di cosa si sta parlando. È come dire una doverosa forma di protezione, di ipocrisia, come la vogliamo definire? Di protezione. Inutile andare in cerca di guai, anche perché se devi essere esplicito, in questo romanzo devi essere esplicito in maniera molto chiara. Poi tanto i lettori capiscono, per esempio c'è una figura di un senatore, un senatore che ha a che fare con una importante riforma, anche costituzionale, né? Il lettore ha capito perfettamente a chi mi riferisco, ovviamente si sbagliano, ovviamente si sbagliano, però... Dunque, siccome siete tanti, e immagino ci saranno molte file di me, noi siamo in chiusura. Io però vorrei una domanda da concedere. Di solito non le facciamo queste cose, però insomma, qui il pubblico è non so, di affezionati, voi siete tante, soprattutto signore, cioè è una bella cosa. C'è qualcuno che ha una curiosità, parli ora o taccia per sempre, senza infliggere comizi, ma facendo una domanda secca, Massimo Carlotto. No, a Carlotto, è la tua serata, io. Le mie energie sono concentrate in giallo-rosso nella prossima ora. Sta facendo l'applauso. Si è messo l'applauso, Allora, chi è che può fare domanda? C'è qualcuno? Alzate la mano. Eccola, finalmente la domanda. Perché tu conosci una schiterana malissima. Salve, volevo chiedere perché ha scelto Trudy come titolo del libro. Trudy, perché in realtà è un nomignolo che viene affidato a tale Ludovica Baroni, perché è piccolina, ha un titolo dispregiativo, e così si chiama anche tutta l'operazione che sta intorno a lei, la chiamano proprio l'operazione Trudy, però è un titolo dispregiativo, perché pensano che sia tonta, ma tonta non è. Grazie. Allora io trattengo questa copia che mi è stata gentilmente consegnata e che avrà la prima dedica, perché a questo punto l'abbiamo anche smanacciata, però insomma ci eravamo disinfettati prima di incontrarci. Io come al solito ringrazio Granai, ringrazio voi tutti, ringrazio Massimo Carlotto soprattutto che ci ha regalato questo magnifico romanzo al quale io auguro veramente destino luminosissimo. Io mo la butto là, Massimo, questo è un film. È una serie, ma dove i fondi dove li trovi? E vabbè, insomma, bisogna vedere, bisogna cercare.
piano piano, cioè, certo. Certo, il Rai non si scapitò. Cioè, questo piano di lupo, se fosse, come dire, per mandarlo in Rai, magari avresti dovuto metterci una poesia di D'Annunzio o di Marinelli, ma forse anche una citazione di Pezzolini sarebbe andata bene, diciamo. Massimo Carlotto, True.